Sono in arrivo in questi giorni le famose bollette della corrente elettrica con importi decisamente superiori al normale. Che differenza avete notato rispetto a prima? Allora, io ho notato un 30% in più, anche perché avevo cambiato compagnia, quindi probabilmente avevo cercato di vedere anche delle occasioni per poter andare avanti. Di certo che un 30% in più è molto sul fatturato. Chiuderemo. La paura quindi è quelle che arriveranno dopo? Guarda, oggi con 3 anni che stiamo andando avanti così, di tra Covid, tra problemi e tutto, cioè arriveremo al punto che tutte le piccole attività chiuderanno. E non c'è scelta, stop. Bisogna fare dell'altro. Beh, proprio l'altro giorno è arrivata quella di luglio e mi è arrivato 7.000 euro. Contro luglio dell'anno scorso di 2.500 euro con meno kilowatt. Quest'anno meno kilowatt, l'anno scorso abbiamo consumato di più, speso meno, quest'anno abbiamo triplicato e meno kilowatt perché non ho acceso l'aria condizionata, perché sennò avevo paura, bollette ancora più importanti. Da dicembre mi dicevate che avete visto un po' di aumenti. Da dicembre le bollette sono raddoppiate, cioè da 2.000 euro a 5.000 euro di media. Da dicembre in poi abbiamo sempre avuto 5.000 euro fino a giugno e adesso a luglio 7.000 euro. Si pensa magari adesso a chiedere delle rateizzazioni, immagino, per questi importi? Siamo obbligati a rateizzare perché se non ce la facciamo è impossibile, perché abbiamo due locali, in due locali c'erano 11.000 euro di corrente su due locali, quindi dobbiamo per forza rateizzarle. È arrivata di sabato notte la bolletta, perché mi arriva via mail, quindi ho visto sabato notte la bolletta e non ho più dormito, perché siamo passati da 600 euro a 1.600. È una bella sventola, è una bella sberla, non siamo per niente contenti, vediamo che le amministrazioni non fanno nulla, a livello statale non si fa nulla, sono tutti impegnati con quella campagna elettorale che stanno facendo, che sinceramente ci sono dei problemi ben più grossi dei loro, perché loro, sai, è così, dai, non polemizziamo più di tanto perché non serve. Qualcuno dice ci resta solo o di pagarle o di chiudere, le alternative mi sembra non esserci in questo momento. Alternative non ce ne sono, o chiudi oppure se hai soldi paghi, è che soldi ce ne sono sempre pochi. Abbiamo notato un cambio di almeno il doppio, già da qualche mese, già da maggio io ho visto la differenza di bollette, ecco. Adesso attendiamo quelle più salate, che sarà luglio e agosto, vedremo cosa arriverà. Comunque è sempre più difficile con tutti questi aumenti, che non solo le bollette ma anche le materie prime, insomma, ecco. Siete preoccupati un po' per i mesi che arriveranno, immagino? Eh sì, un po' sì, perché come ti dico non sono aumentate solo le bollette ma anche tutte le materie prime, e non so se noi non possiamo fare aumenti ogni volta che ci aumentano le materie prime, perché sennò dopo passi sempre per quello che cresce la roba, e però ogni tanto dobbiamo ritoccare i prezzi per starci dentro, perché altrimenti qua si chiude, perché non è ormai insostenibile quasi la situazione. C'è stata una proposta di portare la tazzina del caffè addirittura a 1,50 euro. Cosa potrebbe causare nei clienti un aumento del genere? Guarda, io ho un'idea totalmente diversa del caffè, ecco, che secondo me il prezzo del caffè a 1,50 secondo me sarebbe quasi giusto, perché negli anni siamo stati fermi tantissimo con il caffè, non abbiamo mai aumentato. Per quanto riguarda il caffè, secondo me 1,40 euro, 1,50 euro potrebbe essere anche giusto come prezzo, visto che siamo rimasti fermi. Però dopo, per il resto, ci dispiace, perché altre cose verranno aumentate e vediamo, insomma, ecco.